Ciao, sono Francesco, Technical Account Manager in AWS nell'ufficio di Milano. In questo video vi mostrerò come utilizzare Session Manager, una componente di AWS Systems Manager. Session Manager ci permette di gestire e accedere in modo sicuro macchine Linux, Windows o macOS, sia che queste si trovino su AWS che in un data center on-premise. E tutto questo senza utilizzare dei protocolli come SSH o RDP o esponendo le porte di rete a potenziali attacchi. Vi faccio vedere come funziona. La prima cosa da fare è andare nella console AWS e digitare Systems Manager. Quando saremo nella pagina di Systems Manager, selezioniamo Session Manager. Diamo subito un'occhiata alle preferenze. In questo caso ho configurato come destinazione dei log delle sessioni sia CloudWatch che un bucket S3. I permessi per utilizzare queste risorse ed eventuali chiavi KMS dovranno essere adattati alla vostra configurazione. Torniamo quindi nella pagina iniziale di Session Manager. Clicchiamo Start Session e selezioniamo l'istanza nella quale avviare la sessione. Si aprirà una nuova scheda del browser nella quale troveremo una shell dalla quale possiamo eseguire dei comandi. Ad esempio, ho eseguito il comando whoami che ritorna lo user attualmente utilizzato per questa sessione. Possiamo anche dare un'occhiata allo storage dell'istanza oppure listare i processi attualmente in esecuzione o ancora controllare la configurazione di rete. Al termine delle operazioni, possiamo terminare la sessione e questo ci riporterà alla schermata iniziale di Systems Manager. Andiamo adesso ad avviare una sessione verso un'istanza Windows con le stesse modalità utilizzate per la precedente. Anche in questo caso si aprirà una nuova finestra del browser e saremo loggati su PowerShell con un utente amministrativo. Eseguendo il comando whoami, vediamo che anche qui siamo loggati come SSM user. Come nell'istanza Linux, possiamo eseguire qualsiasi comando. Prendiamo ad esempio qualche informazione sullo storage e sui processi. Clicchiamo anche in questo caso su Terminate per chiudere la sessione. La registrazione completa di tutto quanto è stato fatto durante la sessione è qualcosa che solitamente non è facile ottenere con SSH o RDP. Ma è una funzionalità che trovate già inclusa in Session Manager. Per consultare i log delle sessioni effettuate, basta andare su Session History e scegliere una delle sessioni che sono appena terminate. In questo caso scelgo di consultare i logs depositati in un bucket S3. Il file viene scaricato e qui troviamo tutti i comandi inseriti durante la sessione insieme all'output che hanno generato. In questo modo è possibile avere una trascrizione completa delle attività eseguite in modo interattivo che non può essere alterata da eventuali compromissioni dell'istanza. È possibile consultare questi logs anche su CloudWatch in formato JSON. Vi faccio vedere anche come utilizzare Session Manager direttamente dalla console di EC2. Selezionate l'istanza desiderata e fate clic su Connect, quindi selezionate Session Manager. Anche in questo caso si aprirà una sessione web per interagire con l'istanza. Ora che vi ho fatto vedere come funziona Session Manager, diamo un'occhiata a come preparare il vostro account per utilizzarlo. Il modo più semplice per iniziare è quello di attivare Default Host Management Configuration, che permetterà la gestione di tutte le istanze EC2 in una region AWS utilizzando un insieme di funzionalità identico per ogni istanza. Partendo dalla pagina di AWS Systems Manager nella region desiderata, selezioniamo Fleet Manager e facciamo clic su Get Started. Quindi andiamo su Configure Default Host Management ed abilitiamo questa impostazione. Dopo l'abilitazione, come possiamo leggere in questa schermata, le nostre istanze in questa region verranno automaticamente gestite da Systems Manager e sarà possibile connettersi a queste tramite Session Manager. Selezioniamo un ruolo che fornirà i permessi necessari alle istanze per l'utilizzo di Systems Manager.
In questo caso, il wizard andrà a creare automaticamente un ruolo standard per l'utilizzo del servizio, ma se abbiamo delle necessità particolari, possiamo scegliere di utilizzare un ruolo differente. Facciamo clic su Configure e, al termine di questa procedura, il nostro account sarà pronto per gestire istanze con Systems Manager ed utilizzare Session Manager. Ci spostiamo adesso nella console di EC2 e creiamo una istanza. Non sarà necessaria alcuna configurazione particolare, né ci sarà bisogno di assegnare una chiave SSH. Selezioniamo un VPC isolato. Andiamo nella console di EC2, selezioniamo l'istanza che abbiamo appena creato e facciamo nuovamente clic su Connect. Ci ritroveremo in una finestra di Session Manager. In questo caso, la nostra istanza risiede in un segmento di rete totalmente isolato, quindi non avremo connettività verso internet. Questo è uno dei grandi vantaggi che vi dà Session Manager. È possibile infatti connettersi ad una istanza che non ha un indirizzo pubblico e non è in alcun modo raggiungibile dall'esterno o dall'interno del suo VPC, riducendo notevolmente la superficie di attacco. La subnet in cui si trova questa istanza, come potete vedere dalla sua tabella di routing, non può raggiungere alcun segmento di rete al di fuori del suo VPC. Ed inoltre il security group associato a questa istanza non permette alcuna connessione inbound. Un piccolo appunto: per utilizzare Session Manager l'istanza deve raggiungere alcuni service endpoint ed essendo isolata da internet, in questo caso ho eseguito il provisioning degli endpoint necessari nel VPC in cui si trova questa istanza. Grazie per aver guardato questo video. Buon cloud computing da tutti noi qui in AWS.